Buongiorno cari videoascoltatori di LRM, oggi un'altra associazione ospite dello spazio volontariato, siamo molto felici di dare il benvenuto all'associazione collegata alla FIAB, quindi i cicloturisti, quelli che veramente vivono questo spazio, l'associazione Sale in Bici Odilì, rappresentata dal suo presidente Marco Ravina, che saluto, al Buongiorno. quale chiedo subito di presentarci questa associazione, un nuovo presidente, un giovane presidente, quindi largo ai giovani e quindi diamo spazio a queste associazioni. Prego. Bene, grazie. Grazie per l'invito. Pia Balba Sale in Bici, costituitasi nel 2016, ormai quindi sono qualche anno che esiste. Il nuovo direttivo, c'è stato un cambio di direttivo recente, è stato appunto insediato nel gennaio di quest'anno. FIAB Alba, FIAB sta per chi non lo sapesse, Federazione Italiana Ambiente Bicicletta. FIAB Alba è una federata dell'associazione FIAB Nazionale, che è l'associazione più importante a livello nazionale per la mobilità ciclabile. Infatti è presente anche al tavolo del Ministero dei Trasporti come rappresentanza della mobilità ciclabile in merito all'attività di pianificazione. FIAB Alba Sale in Bici si pone quindi l'obiettivo di portare sul territorio quelli che sono i macro obiettivi, i macro argomenti che la FIAB Nazionale porta avanti, ovvero migliorare l'utilizzo, cioè incrementare l'utilizzo della bicicletta in ambiente urbano, sviluppare nuove vie di cicloturismo, quindi collegamenti tra vari paesi che possono servire o varie zone d'Italia o anche addirittura extranazionali. Vie di comunicazione che possono servire sia agli abitanti, ma soprattutto anche ai turisti e quindi migliorare la vivibilità del territorio sia dall'interno che da chi volesse farci visita. Diciamo che il turismo, il cicloturismo, lo vediamo, è davvero in grande sviluppo, al di là di questo momento difficile, questo anno che persiste di pandemia. E poi io, come direttore del sito UNESCO, davvero credo tantissimo in questa tipologia di comunicazione e soprattutto di narrazione del territorio. In bici puoi fare cose che sono impensabili con qualsiasi altro mezzo di comunicazione, di spostamento. E pertanto davvero il vostro lavoro pregevole, importante e davvero qualificato. Sono completamente d'accordo, soprattutto per quanto riguarda il nostro territorio, perché sovente in questa zona le visite dei turisti sono limitate a pochi giorni, una scappata e via. Lo sviluppo di ciclovie di tipo turistico, quindi ciclovie naturali, potrebbe sicuramente incrementare il tempo di residenza dei turisti, quindi dare un'enorme mano già Assolutamente. al settore. Per quanto riguarda, tornando a quello che stavo dicendo prima, per quanto riguarda gli altri obiettivi che la FIAB si pone, sono quelli anche di migliorare una comunicazione e un sensibilizzare la popolazione all'utilizzo della bicicletta. Ad Alba abbiamo delle, ad Alba come negli altri comuni limitrofi, abbiamo già alcune infrastrutture che possono essere utilizzate, possono essere anche migliorate, questo va detto, però bisogna fare in modo che la gente inizi. Che molta più gente continua a Se utilizzare mi queste permetti, ti do del infrastrutture. tu, ci sono tante cose però da migliorare, credo che voi potreste essere anche di pungolo, no? Io purtroppo ho anche non purtroppo, ma la mia riflessione va tante volte sull'amministrativo.
Sono stati fatti tanti esperimenti ad Alba negli ultimi anni, negli ultimi 10-15 anni, di mobilità sostenibile con la bicicletta, anche affitta la bicicletta e poi vai, eccetera. L'ultimo, credo, esperimento è stato fallimentare, perché sono state messe a disposizione biciclette, poi ritrovate a pezzi in tutto il territorio. Una vergogna, perché veramente ci sono città invece evolute, molto evolute, come nel Veneto, come in Liguria, eccetera, che tu le vedi queste biciclette, sono lì a disposizione sul cavalletto, le trovi in tanti punti, no, della città, perché vengono anche lasciate, no, dalle persone, ma da noi si trovavano senza sella, senza manubrio, con le ruote rotte, per terra buttate in un rio. Cioè, questa cosa è veramente stata demenziale, ma lo dico pubblicamente, qui bisogna fare davvero un ABC dell'uso della bicicletta e del rispetto delle cose di tutti. E credo che voi abbiate anche un ruolo in questo, cioè davvero faceste un progetto sulla mobilità sostenibile in città, ma con a curarsi proprio di quello che è il salvataggio, cioè la bicicletta come status, no? Dire la bicicletta è un grande mezzo. Pensiamo nei posti dove le grandi città dove usano tante biciclette, eccetera, no? Che sono quelle che impediscono magari il contingentamento davvero esagerato delle macchine. Qui non ci rendiamo conto, però dobbiamo fare ancora tanti passi. In effetti è proprio una delle nostre intenzioni, lavorare soprattutto con i giovani, con gli studenti, perché gli studenti sono quelli che potrebbero veramente dare una svolta, perché è l'età giusta in cui è possibile far capire, ed è difficile, ma con determinati progetti e con determinate idee che abbiamo in mente, far capire che ci si può spostare, anzi ci si deve spostare più in bici per determinati fattori, prima di tutto quello ambientale. Poi ci sono altri innumerevoli fattori di vantaggio dell'utilizzo della bicicletta. Si tratta di far capire alle persone che una città come Alba, ad esempio, ha una potenzialità enorme, enorme. Io personalmente, tutte le volte che posso, ovviamente, Io utilizzo la vengo in bici in bicicletta. ufficio, non per dirmi, 2 km andata e ritorno, sempre, l'ho già presa. Questa mattina c'era un po' freddo, avevo le mani un po' fredde perché c'erano 4 gradi. Però, al di là di questo, io dal 1° di marzo fino a quando non c'è la neve, io sono sempre in bicicletta. Idem, io ad esempio ho notato che attraversare la città in bicicletta da una parte all'altra rispetto ad andare in autobus ci sono 2 minuti di differenza, quindi Esatto. non è il tempo uno dei maggiori vincoli, se vogliamo. Attualmente adesso ovviamente il nuovo consiglio direttivo si è insediato da poco. Però abbiamo un sacco di idee in mente e stiamo lavorando su più di questi, su diversi aspetti riguardanti la ciclabilità. Abbiamo continuato un dialogo che era iniziato con l'amministrazione comunale albese e ci poniamo come non vogliamo andare a insegnare a costruire ciclabili ai tecnici comunali, ma noi vogliamo essere una parte attiva, vogliamo essere di supporto. Infatti un'attività che stiamo facendo proprio adesso è quella che a breve appunto comunicheremo anche all'assessore alla mobilità e ai tecnici, è quella di andare a censire le piste ciclabili albese, andare a segnalare eventuali situazioni di pericolo, perché durante il corso degli anni magari determinate Sistemi di situazioni manutenzione, di segnaletica, tutto quello che è, certo, è ci molto possono importante essere delle. questo. Però questo quello lo vogliamo fare in una maniera collaborativa e non andare a criticare l'operato di nessuno. E devo dire anche una cosa, credo sia molto importante che FIAB, faccia sì di, tra virgolette, insegnare come comportarsi a un ciclista sulle strade.
se ci sono piste ciclabili sull'asfalto, di utilizzarle. E comunque sugli attraversamenti pedonali non si deve andare in sopra la bici, ma condurla a fianco. Ci sono dei sistemi, no, basilari, che però non vengono rispettati. Tantissimi ciclisti in senso contrario, no, nelle zone per fare più veloce, eccetera, con il rischio veramente di essere di creare incidenti, eccetera. Ecco, e sarebbe un sistema veramente utile per tutta la cittadinanza. Poi il casco, tutte queste cose che sono, non sono più corollario, ma sono parte, perché solo dopo capiamo quello che è importante prevenire meglio che curare. Ecco, quindi il vostro ruolo credo che sia molto importante. Tra l'altro, io come Associazione Patrimonio UNESCO mi metto a disposizione proprio per, se è possibile, collaborare, come abbiamo già fatto con voi in altri comitati, anche a livello allargato, in provincia di Asti, eccetera, proprio per arrivare a definire qualche bel progetto che possa essere sì di supporto, sì educativo, formativo per le scuole, ma davvero la bicicletta deve essere un punto di riferimento. Ecco, su questo. Accetto volentieri, no, assolutamente, che, soprattutto per un paio di idee che abbiamo, che sono già, che coinvolgono diverse amministrazioni. Una di queste, tra l'altro abbiamo uno studio di fattibilità in corso, una di queste è una ciclovia che collega Alba al nuovo ospedale. Perfetto. Sfruttando la ciclabile esistente sul Lungotanaro, e che poi abbiamo intenzione di allungare ulteriormente, andarci a collegare con la ciclovia che è oggi definita la Via del Mare, che passerebbe da Bra, andrebbe verso sud, con l'idea possibilmente di andare a recuperare, rendere il ponte, mi sfugge il nome, di Pollenzo, sì, sì, farlo diventare un ponte ciclabile, non so, assolutamente, sì. Sono diventato da rischio a opportunità, sì, no? Esatto. Ecco. Bene, bene. Questi sono i nostri progetti un po' più a lungo termine, ovviamente, per sì, molto importante questa ciclovia, questo diciamo questo percorso di congiunzione tra Alba e l'ospedale, molto importante, molto bello. Si potrebbe amare di più quell'ospedale in quel posto, ecco, come dire, avremmo qualche, no, volontà di raggiungerlo in maniera alternativa, utile, sì, ambientalmente sostenibile, quindi molto bello. Ringraziamo il presidente Marco Ravina di Salimbici ODV, collegato alla FIAB. Abbiamo ancora un altro ospite, sempre dell'associazione, una colonna storica di questa associazione, che andiamo a presentare in questa seconda parte, appunto, della nostra intervista e nello spazio volontariato. Grazie Presidente, grazie a presto e buon lavoro. Grazie mille. Seconda parte di questa bellissima intervista con Salimbici ODV FIAB Alba. Abbiamo una persona conosciamo da anni, che conosco da anni, con la quale abbiamo collaborato in tanti progetti già di questa natura amica, che deve essere amica del territorio, ma che venga scoperta grazie alla bicicletta, Elisabetta Brovia, e ti ringrazio per la tua presenza oggi. Prima abbiamo lasciato lo spazio al nuovo presidente, di cui sono orgogliosa. Davvero è una persona molto motivata, appassionata, e si legge davvero nel suo intervento, eccetera, e auguro davvero buon lavoro a tutto il direttivo. Grazie, oggi grazie. Con te vorrei però andare qualche minuto all'interno della tematica della formazione, no? Perché poi alla fine facciamo tante parole, ma la formazione è quella che inciderà sul nostro popolo di uomini e donne del futuro, che sono, grazie, i ragazzi di oggi. Che cosa mi dici su questo? Ti dico che siamo partiti con un progetto di collaborazione con le scuole. È un progetto che ci è stato consentito, ci è stato proposto dal presidente della consulta del volontariato, che voglio ancora ringraziare una volta pubblicamente, che è Vilma Scaglione. Vilma Scaglione, la salutiamo. Ciao Vilma. Vilma. Siamo grazie anche a te che siamo qua, e sì, all'ospitalità di Roberto. Sì, c'è un bisogno veramente sentito. Tu hai parlato di amicizia. Di
di nuovo di voglia per questo, di spendersi per questo territorio. Diciamo che è proprio una passione, è qualcosa che oltre alla bicicletta noi amiamo questo territorio, per cui vorremmo conservarlo e presentarlo a chi viene nel modo migliore. E quindi quell'esempio che hai portato tu prima delle biciclette vandalizzate è veramente una spina del fianco. Diciamo che sono progetti difficili, molto difficili. Quando vengono presentati senza la giusta preparazione, non hanno, difficilmente le collano. Abbiamo purtroppo, come FIAB, come Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, ne abbiamo registrati tanti di questi casi anche in tutta Italia. Tu hai portato prima ad esempio dei gioielli, e invece noi siamo di quelli che purtroppo abbiamo presentato un'altra faccia. Diciamo che prima di presentare un progetto del genere bisogna presentarlo, e qui partiamo di nuovo dai giovani, bisogna cominciare a fare un lavoro di censimento prima, di vedere ad esempio perché funziona un esperimento del genere. Dovrebbe esserci fatto un ragionamento, lo faccio da scuola a scuola, da scuola a casa, lo faccio dal luogo di lavoro al luogo di lavoro, lo faccio dal centro verso la periferia. Poi soprattutto va monitorato, va fatto forse a postazione fissa. Questo che era postazione free floating, ne parliamo in inglese, ma esatto, lo lascio, esatto, lo prendo dove voglio. Esatto. Senza nessuna, cioè, base per arrivare prima a un flow floating così si doveva dire non va bene la parte fissa, ma devi motivarla come, esatto, tutti i progetti. Invece, esatto, no, esatto, il quello che ti ha fatto il prezzo, esatto, migliore, tu cambi la tipologia, esatto, e la politica, non hai preparato, esatto, il substrato, bravo, e tu non riesci a far, bravo, crescere niente. Bravo, qui bisogna proprio fare prima un ragionamento, un censimento, chiedere alle persone, guardare dove si spostano, metterli anche dei contaciclistico, cioè avere la sensazione di, ma monitorarlo, le, i primi tre mesi sono quelli di monitorare, ci deve essere una persona, due, tre a disposizione, che dicevano sono state utilizzate 150 volte da 150 persone diverse, lasciate in 100 posti diversi, quali sono le zone, che ecco, la periferia o il corpo. Hai ragione, il problema è che qui è entrato proprio adesso andiamo proprio a sondare, sì, sì, il, sì, fenomeno, il risultato finale è che è stata vandalizzata. Cioè, quindi non avevi neanche la tessera con la possibilità di vedere dove è stata utilizzata, perché non c'è stato fatto questo, esatto, lavoro prima. Questa libertà ha fatto, e questa poca, cosa è successo? Da una parte non c'era l'utilizzo da parte di chi poteva invece utilizzarla potenzialmente per lavoro, per spostamento a scuola, eccetera. Ma c'è stato invece quello che era tentato di prenderla, di forzarla e di pedalarla e di lasciarla dove voleva. Io oppure ne ho viste anche tantissime, con l'intento, scusate, è brutto dire, di rubarla stessa, certo, perché certo, sono venuti quegli atti vandalici, certo, che andavano a fare, certo, tutto il percorso vandalico. Certo, ne sono state trovate chiuse in proprietà private, sono state recuperate, e noi abbiamo fatto poi un lavoro dopo di censimento di cosa è successo. Ed uno è veramente dei più brutti progetti del territorio, sì, eh, sì, devo dire veramente. Sì, Se ne è parlato anche poco, sì, però certe cose bisogna farle ancora uscire. Bravo, scusate, non... ma sì, bisogna farle, sì, uscire. Sì, sì, così come bisogna educare il ciclista a queste regole, ed è proprio questo l'intento che vogliamo cominciare, perché ci presentiamo alle scuole. Questo, cioè, la bicicletta è uno strumento di libertà, ma la libertà è, e questo è un cappello che vale per tutte le cose che usiamo in libertà, va resa consapevole, va fatta con amore, con passione e nel rispetto, perché la mia libertà, devo aver ben presente che finisce dove comincia la tua libertà. Questa è educazione civica, la famosa educazione civica. Educazione scolare. Pertanto io devo dirti, cara Elisabetta, ma lo dico con molta volontà e testa dura, teniamo questo punto della situazione quantomeno mensile con voi. Lo dico come, sì, non solo spazio volontario, ma proprio nelle rubriche il perché delle cose, con te, col tuo presidente, con la vostra associazione. Grazie. Per dire, stiamo lavorando su questo, monitoriamo un territorio, certo, per il comune di Alba, quando, certo, c'è qualcosa ci saremo anche noi, certo, avvisateci con le telecamere, perché dobbiamo fare sana comunicazione. Certo. Non abbiamo interesse in questo, non c'è nessun interesse. Anzi. Solo Volo Questo è un emittente che si autoalimenta senza pubblicità
è proprio una pagina ufficiale dell'UNESCO, no? Io ti Per ringrazio. una volta c'è qualcosa che ci aiuta. Allora, l'educazione civica che scaturisce da questo, noi dovremmo avere una nuova linea di biciclette da noleggiare. Esatto. Se capiamo che vanno bene i posti fissi, però alla fine all'inverno ci sono tante città, io l'ho visto in tanti luoghi, scusami se parlo anche, ma Ma ci questa l'ho seguita, mancherebbe. le chiudono, Ce ci l'hanno sono ricoverate, persone del comune che certo. chiudono, legano, non vengono arrugginite perché noi lasciavamo anche le bici legate sopra, Certo. nessuna, le bici le metti in un Certo, magazzino. il Io una rispetto volta delle avevo cose. regalato, grazie alla Ferrero, una ventina di tandem al territorio, facevano un progetto con i disabili, persona davanti e il Questi disabile sono dietro, progetti che favolosi, certo. favolosi. Le abbiamo controllate, siamo andati avanti dal 2002-2003 fino al 2010, 7-8 anni questo progetto. Poi i progetti, tu sai, camminano sulle persone, cambiano le persone e tante volte non riesci a portarle. Però Vero. noi andavamo a farle oliare, a pulirle, e quei 20 Un tandem ciclo erano officina, 20 tandem, non certo. 19 buttati per terra. No, 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 hai ragione, hai ragione. E qui vanno collegati, vanno ripresi. Ci sono anche degli altri progetti, adesso qui mi permetto di dire, c'è quel Vivi rispetto a Ama, anche che era quello slogan che deve essere unire tutti, non solo. Perché il biglietto di presentazione, c'è cioè il biglietto da visita della città, è questo. Noi quando si pedala, si, ecco. Quello delle postazioni fisse, Marco prima ha menzionato il nostro progetto verso il nuovo ospedale, vorrebbe essere proprio quello poi. Se io ho dalle postazioni fissa di noleggio bicicletta e-bike in centro Alba e ne ho uno e lì ci sarà la grossa difficoltà di salire all'ospedale e con la Fondazione Nuovo Ospedale che stanno appoggiando anche il nostro progetto, abbiamo già un discorso iniziato per farlo salire in Sì, modo poi meno, in modo meno, no? difficoltoso. Impennato, Però se tu ecco. pensi delle postazioni fisse, biglietti integrati, bus, bicicletta, su fondo sicuro c'è questa ciclabile del Tanaro che non sia asfaltata perché altrimenti diciamo un'altra eresia, ci vuole un fondo adatto, però l'e-bike ci va. Ecco, noi potremmo offrire alla città un altro esempio di come vuol dire muoversi e quando ti muovi tu fai anche il presidio del territorio, mi ricollego al rispetto del territorio, a quello che c'è in questo momento di plastica e di rifiuti in Sì, giro, che era esatto. anche un altro progetto di questa Vivi rispetto a Solo Ama, che dice: ma ieri possibile, in questo momento si vede. transitando, non mi ricordo, in qualche via della nostra città, ma in periferia, ieri, l'altro È ieri, pazzesco. mi trovo ai bordi di un campo dove due bei sacchi neri Non ti dico, non ti giganti, dico cosa sono. legati, ben messi, Non ti dico. abbandonati, cioè qualcuno è arrivato lì, ha alzato il baule della macchina, gli ha buttato, gli ha messo i due sacchi così ed Deliberatamente. è partito. Cioè, qui non ci siamo, qui non ci siamo. Siamo territorio UNESCO, ci hanno premiato proprio per la nostra volontà del piccolo borgo che aiuta allo sviluppo sostenibile, al mantenimento di criteri E basilari. dobbiamo Non dobbiamo lavorare. fare cose strane, E dobbiamo dobbiamo essere educati. A lavorare. casa nostra facciamo così. Lavorare tanto tutti insieme per mantenerlo, questo Ecco, UNESCO, questo perché UNESCO vuol proprio vuol dire dire garanzia, tutelare e sicurezza e lavoro per rispettare. tutti. Al di là della pandemia, hai visto che quando abbiamo liberato un po' verso luglio, agosto, lo scorso anno, c'era di nuovo un po' di libertà, perché c'era, diciamo, erano scesi un po' i valori della pandemia, qui era di nuovo tutto pieno, con gente di prossimità, tanti ciclisti in più, gente che partiva da Bra, da Racconigi, e veniva giù in bicicletta per vivere questa emozione del territorio, eccetera. Ma abbiamo un Eldorado, Certo, dobbiamo sfruttiamolo farli bene. arrivare a viaggiare in sicurezza e Esatto. offrire E come ha quello. detto il tuo presidente, poi purtroppo i tempi televisivi sono sempre tremendi, ma li riprenderemo. Bisogna fare della Televisivo. sensibilizzazione per l'educazione dello stesso ciclista, che non vada in coppia, che non vada, quando vedi questi gruppi sembrano i padroni della. Per chi è in macchina e non sono tutti, anche gli autisti, chi guida non è così, ma basta Lo niente. so, cioè, Basta guarda, niente. comunque sono dati drammatici, ogni 18 ore in Italia muore un pedone investito, ogni 35 ore un ciclista. Poi ci vorrebbe la... cioè, io mi auguro che non succeda mai, ma quando si fanno questi giri in bicicletta bisogna... la strada di tutti, la strada di tutti. Torniamo lì, libertà Ecco. mia, rispetto.
chiudiamola qui, perché sennò cominciamo no, un altro no, 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 perché se diciamo tutto non ci sarà più la possibilità di ritrovarci. Esatto. Io vorrei rinnovare con te, col tuo presidente Marco Ravina, ringraziarvi, perché secondo me il sistema di spostarsi in bicicletta è un fatto educativo, un fatto turistico, un fatto ambientale, è troppo importante, economico. Viviamolo economico. Viviamolo con l'RM, siamo a disposizione, prendiamoci grazie, l'impegno grazie una volta al mese di portare volentieri gli aggiornamenti. Volentieri, volentieri. Noi siamo progetti. Grazie mille dell'occasione. Grazie, salutiamo la consulta del volontariato grazie di ALBA, questa opportunità, uno spazio libero per tutte le associazioni, da Roberto Cerrato, Elisabetta Brovia, una buona giornata. Ciao.